Allora, oggi approviamo la riattivazione degli italcementi di Monselice. Per alzata di mano, chi c'è c'è. E vai.
Vabbè, sì, sì, esatto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, questa è una conferenza stampa, poi la conferenza bisognerà mandarla scritta ai giornali, a questo punto, a parte che abbiamo il Gazzettino qui presente, però è bene mandarla a tutti i giornali perché è un momento molto importante per il calcio di Monselice. Dopo decenni, anche di più, parecchi decenni, si arriva finalmente a una unione di due società storiche di Monselice, Società La Rocca e Monselice Calcio, con varie traversie durante questi anni, però è un momento storico perché da questo dovrebbe nascere un'unione di società che dovrebbe veramente dare la prospettiva, alla prospettiva di un grande sviluppo del calcio nel nostro comune, sia dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista agonistico, e non vorrei sbilanciarmi anche con le possibilità di crescere proprio professionalmente in modo significativo. Io mi fermo qui perché do il benvenuto a tutti, do però la parola all'assessore allo sport per dire due parole, per congratularsi di tutta la faccenda, poi facciamo parlare gli attori di questa. Prego Giorgia. Sindaco, grazie a tutti che siete qui stasera e grazie del lavoro che il mio predecessore ha fatto, perché va riconosciuto il merito, io l'ho sempre fatto, non ho nessun problema a farlo anche questa sera, Andrea Tasinato, che veramente ha saputo in un momento in cui è più facile dividersi, no, come associazioni o anche in generale comunque, no, perché col lavoro che facciamo sappiamo che è più facile dividere che non unire le associazioni, e quindi è stata veramente un'operazione in controtendenza, quindi ha messo insieme due società storiche, entrambe importantissime per Monselice, entrambe con delle prerogative ben specifiche che ha saputo far capire anche agli attori che potevano collimare, e quindi collimando, unendosi, far crescere poi quello che è il risultato, quello che può essere l'obiettivo che insieme riuscirete a porvi e poi anche a raggiungere. Quindi io sono molto felice perché credo che in questa maniera ci sia nel panorama calcistico monselicense la possibilità per un ragazzino, posso immaginare 5 anni, sai quando cominciano, di avere davanti a sé la possibilità di sviluppare quasi un'intera carriera all'interno della stessa società, sostanzialmente comunque all'interno di una società che è una continuazione di un'altra, quindi penso insomma che la continuità anche in una crescita sportiva sia importante e si possa assolutamente assicurare attraverso questo meccanismo. Quindi io penso che sia stato un lavoro molto difficile e quindi ringrazio sia Andrea e sia la società La Rocca per Monselice Calcio, perché appunto ripeto non è facile unirsi ed è quindi veramente un risultato importantissimo. Il sindaco diceva che è qualche decennio che siete due società distinte eccetera, io dico ho 4 decenni quasi e io ho sempre conosciuto il Monselice La Rocca, quindi confermo che effettivamente insomma è un cambiamento importante anche nella mia vita dopo 4 decenni, caspita. Quindi grazie a tutti e passo la parola a Andrea Tasinato, insomma, perché mi sembra giusto. Sì, intanto ringrazio soprattutto gli attori che hanno creduto in questo progetto, che sono i dirigenti e che hanno saputo ben interpretare che cosa vuole sostanzialmente il nostro o i nostri genitori, che cosa vogliono, no? Che cosa vuole la nostra collettività, che cosa vuole la nostra amministrazione. Vuole far crescere i nostri figli, far crescere i nostri ragazzi, dando a loro gli strumenti idonei necessari per sviluppare al meglio le loro potenzialità, che nella prima fase sono tipicamente ludiche, poi diventano sempre più agonistiche. E ci sono tutti i risultati per poterlo fare, quindi il premio va alle due società che, credendo in questo progetto, una si concentrerà quasi esclusivamente sul settore giovanile, che tra l'altro hanno anche vinto il premio, come dire, il campionato regionale, per cui juniores, per cui il prossimo anno militeranno insomma nella categoria elite, e questo è un vanto, quindi sono arrivati primi, il signor sindaco, in tutto il territorio regionale.
e quindi vuol dire che la Rocca ha una potenzialità nel far crescere i ragazzi sia dal punto di vista degli allenatori ma anche soprattutto degli educatori incredibile. Il Moselis invece è una storia che da sempre vige sul nostro territorio ed è la storia che è fondamentalmente legata alla maglietta biancorossa che è, come dire, il simbolo del nostro colore per quanto riguarda la prima squadra, no? Quindi sono stati anni gloriosi che tutti ricordiamo, che sarebbe piacevole insomma poterli rivivere e che comunque oggi abbiamo posto la prima pietra perché questo possa avvenire. Io vi ringrazio e passo la parola ovviamente agli attori. Buonasera a tutti. Allora, intanto ringrazio l'amministrazione e ci tengo a precisare una cosa, visto che comunque ci abbiamo girato attorno, ma magari chi ci guarda in streaming o chi è presente non ha ancora ben capito di cosa stiamo parlando, perché noi lo sappiamo, però forse non è ancora stato chiaro. Si va a creare qualcosa di storico, nel senso che dopo decenni, come si diceva prima, si riesce a trovare un accordo tra le due società principali di Monselice, nel senso che non si va a creare nessuna fusione, quindi il Monselice manterrà la sua storia, la Rocca anche, questo appunto per dar valore e premio alla tradizione delle due società, ma ci sarà un accordo e una collaborazione tra le due società atta nel fare in modo che la Rocca, dopo andranno un po' più sullo specifico Davide e Claudio, la Rocca andrà a creare un ulteriore valore aggiunto al settore giovanile, concentrando le proprie risorse su quello per fare in modo di dare continuità a quello che già di buono e di ottimo stanno facendo. In un semplice andrà ad usufruire, passiamo il termine, tutto ciò che di buono ha fatto la Rocca per fare in modo che possa dare un ulteriore valore aggiunto alla prima squadra barra juniores. Questo perché comunque sia le risorse sono quelle che sono, è inutile andare a disperdere ulteriori risorse per, come dire, farsi la guerra in casa, ma cerchiamo di trarre il massimo da quello che ognuno di noi è bravo a poter fare. Quindi non si riesce a tradizione nella prima squadra ed è giusto che vada a concentrarsi su quello. Il settore giovanile della Rocca è senza dubbio uno dei più forti a livello regionale ed è giusto che si vada a creare un ulteriore gap di vantaggio. Quindi le modalità le abbiamo partorite in 9 mesi, se non qualcosina di più. Ci abbiamo lavorato, però tutto questo è stato fatto grazie all'aiuto e alla collaborazione di un'amministrazione che finalmente è riuscita ad ascoltare due società che, come tutte le società sportive, non solo calcistiche, hanno grossi problemi, grosse problematiche per vivere, però evidentemente lo sport sta rientrando in un settore di interesse anche per il Comune di Monselice, quindi per quanto ci riguarda noi non possiamo far altro che ringraziare e sperare che questo possa essere un qualcosa di storico che dia continuità alla nostra storia, insomma. Bene, grazie. E adesso passerei la parola per la società La Rocca. E buonasera, io sono Claudio Finesso, il presidente della Rocca Calcio. Vorrei riprendere un po' l'argomento della serata che contraddistingue un po' questo incontro, che è quello appunto di presentare quello che è un progetto di collaborazione tra le due società che non è frutto di improvvisazione ma frutto di tanti incontri, tante discussioni su questioni non solo di carattere tecnico ma anche di carattere amministrativo, carattere contabile, tutto quello che può servire per complicare le cose c'è nello sport, purtroppo non è facile. Però l'intento è proprio questo, cioè l'intento è quello di
cercare di prendere il motto insieme si può vincere per effettivamente arrivare al traguardo di arrivare a traguardi diversi, superiori rispetto a quelli che negli ultimi anni ci ha visto contrapposti e a volte magari anche in maniera poco come dire, armoniosa battersi sugli stessi campi. Non ha senso per una realtà sportiva come quella di Monserice, ma neanche in una realtà economica che purtroppo le società sportive si trovano a dover affrontare nelle varie annate per le difficoltà appunto di reperire risorse. Abbiamo trovato nell'amministrazione comunale fin dall'inizio una sponda valida nell'assessore allo sport Andrea Tasinato, che ha dato la sua ampia disponibilità sia a livello di strutture sia a livello di logistica negli spazi per trovarci, per discutere, per affinare quelli che erano questi accordi e alla fine siamo giunti insomma a un punto di sintesi che potrà portare la società La Rocca e il Monserice Calcio intanto a non perdere la loro identità e la loro storia, che è la cosa importante, ci teniamo tutti, ma soprattutto a creare una sinergia tale che ci consenta, da un lato, per quanto ci potrà essere possibile a noi come ACD La Rocca, di mantenere la nostra struttura a livello di settore giovanile, che quest'anno tra l'altro ci ha permesso anche di entrare nella scuola calcio elite, con tutto l'impegno che abbiamo profuso nei vari progetti che abbiamo presentato, e dall'altro lato anche di mantenere comunque in prospettiva una prima squadra che possa essere appetibile per chi non potrà e non avrà la possibilità di giocare a Monserice e di continuare a giocare comunque in paese, che è la cosa per cui è nato insomma il calcio La Rocca. Dall'altro lato una società calcistica che da quando è sorta con una dirigenza che finalmente è all'altezza delle aspettative di una città come Monselice, seria, preparata sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista amministrativo, darà la possibilità, e lo ha dimostrato in questi tre anni, alla prima squadra e quindi a chi rappresenta calcisticamente Monselice come tradizione di prima squadra, la possibilità di arrivare a dei risultati importanti anche con l'aiuto dei ragazzi più bravi e più meritevoli che potranno essere individuati per fare parte di quel gruppo di giovani che potranno riempire le fila della società per quello che riguarda la prima squadra, in un progetto che va a complicarsi nella questione, nella gestione della juniores, che dovrà nell'arco di qualche anno portare la juniores del Monselice ad arrivare quantomeno ad un campionato a livello regionale, per poi poter traghettare i migliori appunto che adesso sono nell'elite della Rocca in quello che sarà il Monselice Calcio. Alla fine la juniores, che avrà bisogno di numeri importanti, sarà il punto di incontro tra le due realtà, ed è questo magari un po' la questione un po' più difficoltosa, unitamente a questioni legate a premi di preparazione piuttosto che a vincoli, piuttosto che a tesseramenti, che dal punto di vista federale, amministrativo, burocratico vanno appunto, come dicevo prima, a complicare un po' le cose. Però noi siamo, come lo sono i dirigenti del calcio Monselice, ottimisti, perché basiamo tutto sulla ferma volontà di arrivare appunto a questo accordo per il bene del calcio a Monselice, non del Monselice della Rocca, ma del calcio a Monselice, che è la cosa importante. Questo, visto che fin dall'inizio era l'obiettivo di entrambi, è finito il tempo dei campanili, deve iniziare il tempo della collaborazione, dell'unione, con un motto: insieme si può vincere. Ecco, questo è quanto. Sì, io direi una sintesi veloce può essere: innanzitutto l'amministrazione ha l'intenzione di starvi accanto in questo progetto ambizioso, quindi il compito della nostra amministrazione, della giunta, del nuovo assessore, dell'altro assessore, del vice sindaco che era qui un attimo fa, che è quello del bilancio, si è assentato in questo momento. No, compito, cioè impegno nostro è quello di starvi accanto proprio in questo progetto, che è un progetto molto ambizioso ed è un progetto che è utile per il Paese, non solo
per le due società che vedono realizzare anche dei percorsi di qualità, ma anche per lo sport in se stesso, perché Monselice inizia, credo, ad avere forse una visione sportiva di calcio unica in tutto quel territorio. Qui stiamo parlando di un numero elevatissimo di iscritti alle due società e anche di simpatizzanti e di tifosi. Quindi qui stiamo parlando di un momento popolare molto importante e molto forte. L'ideale sarebbe di creare una squadra juniores, una società juniores con dei campioni così forti che passano per due anni alla squadra seniores e poi da qui fanno un salto in qualche squadra di serie A, così potete vendere dei cartellini. A quel punto l'amministrazione di Monselice si potrà defilare dal supporto economico. Ecco, questo diciamo che potrebbe essere un nostro auspicio per noi e per voi. Noi ci impegneremo come amministrazione a supportarvi con tutte le nostre forze, sia come strutture e anche come contributi, in maniera da poter portare avanti questo, soprattutto quello che ci interessa è riuscire a portare avanti questo progetto, non dico senza sponsor, ma quasi, perché il bello dello sport sarebbe che basta il tesseramento e il supporto nostro per riuscire a fare tutto, senza dover andare a cercare a destra e manca finanziamenti, cosa su cui molte volte poi si sono instaurati dei percorsi che hanno fatto degenerare anche lo sport. Cioè, questo è un auspicio che mi faccio e spero che riusciremo a mantenerlo. Poi Tempestate, mi raccomando, l'assessore allo sport, per quello che riguarda tutti i contributi variabili, Tempestate, assessore Tassinato, per quello che riguarda le infrastrutture, vi discorrendo, siete autorizzati a tempestarne. Delicatamente, e io spero che sarà un grande risultato. Spero di vedere già il prossimo anno un grandissimo risultato. E poi vi auguro, adesso so che c'è il derby domenica, no? Beh, auguri a tutti per il derby. Sicuramente ormai Monselice non arriverà prima, impossibile, no? Però farà il playoff. Riusciranno i nostri eroi a fare il salto? Il tempo ce lo dirà. No, ci auguriamo di sì, ma in ogni caso è già stato fatto un percorso enorme in questi due anni e soprattutto è stato fatto per il Monselice Calcio un percorso di trasparenza molto importante, di società sana, è una cosa molto importante, perché prima c'era un po' di confusione prima, diciamo che era così la situazione. Però adesso io direi se i giornalisti vogliono fare qualche domanda, oppure se volete aggiungere dell'altro a questo punto. Dicevo, per semplificare e per spiegare anche meglio a chi sta seguendo, chi sta ascoltando, chi andrà a seguire le vicende delle due società nelle prossime settimane e soprattutto in ottica della prossima stagione, nel concreto questa collaborazione come si articolerà? Nel senso, parlo da persona che al momento non conosce nulla di questo, nel senso, al momento le due squadre sono entrambe in prima categoria, l'anno prossimo teoricamente forse una sì una no, comunque vedremo, e hanno entrambe una juniores, una farà l'elite e una continuerà a fare la provinciale. Ecco, la logica dice i migliori juniores della Rocca confluiranno nella prima squadra del Monselice e chi rimarrà alla Rocca rimarrà a fare l'elite, cioè se è possibile spiegare nel dettaglio, per quanto si possa dire adesso, come funzionerà questo tipo di accordo, ecco. Guarda, per come me la prefiguro io, ma dobbiamo chiaramente ancora discutere di questo, anche perché appunto tutto si basava poi sui risultati sia della juniores del Monselice che sui risultati della juniores della Rocca. Per come me la prefiguro io, bisognerà allestire una squadra juniores della Rocca Elite all'altezza di un campionato Elite. Senza trascurare però il fatto che la prima squadra del Monselice avrà bisogno di qualche giocatore che potrà essere utile come fuori quota della prima squadra, che potrà andare in quota alla prima squadra della Rocca, cioè del Monselice, piuttosto che alla squadra juniores
del Monselice per andare a fare il campionato provinciale. Penso che, non so se questo possa essere anche un pensiero del Monselice Calcio. In questo momento, paradossalmente, il fatto che ci sia questo gap fra la Juniores del Monselice e la Juniores della Rocca, tenendo conto che la Juniores del Monselice è partita solamente quest'anno, quindi hanno già fatto un grande campionato, secondo me arrivando, io dico secondi perché non sono arrivati terzi, hanno perso una partita a tavolino, sarebbero stati secondi e si sarebbero potuti giocare anche la finale provinciale per poter fare il salto di categoria. E in questo momento questo gap è ancora importante e dobbiamo tenerne conto per il fatto che più sei elevato come categoria juniores, più hai la possibilità di attirare ragazzi di un certo valore che possono venire a giocare in un campionato elite, ma anche poi essere attratti alla prima squadra del Monselice in un secondo momento, perché il progetto prevede che, è vero che nessuno rinuncia alla propria identità e la Rocca farà di tutto per fare rimanere la propria squadra in prima categoria, ma il progetto è quello di rilanciare la prima squadra del Monselice Calcio a livelli di eccellenza, minimo di promozione nel giro di qualche anno, ma eccellenza se non Serie D, insomma, se no non saremo neanche qui a discuterne, se non staremo facendo un lavoro. Diciamo a breve scadenza sicuramente la gestione della Juniores, per come la vedo io, dovrebbe essere fatta privilegiando la Juniores della Rocca per quello che riguarda la squadra Juniores, però tenendo conto che al Monselice potranno, anzi sicuramente serviranno dei fuori quota che saranno dei 98 o dei 99, in base a quello che vedranno, chiederanno loro, che andranno a fare fuori, o i 97, perché l'anno prossimo saranno anche i 97, i fuori quota nella prima squadra. Aggiungo una cosa velocissima e dopo faccio parlare magari i presidenti o Nunzio. L'obiettivo, come ha anticipato Claudio, è che in un percorso non di breve durata ma di lunga durata, perché questa è una cosa che non è che nasce oggi e finisce il prossimo anno, altrimenti abbiamo fatto più fatica a trovare un accordo in questi 3 anni che la durata di questo accordo. L'accordo prevede che questo sia un progetto a lunga durata, quindi che abbia diventi una cosa che si possa trarre benefici nell'arco degli anni. Ovvio che prima si riescono a raggiungere determinati obiettivi e risultati, meglio è, però deve essere anche un cambio culturale da parte della piazza, da parte dei tesserati del settore giovanile della Rocca, perché il concetto è quello che un ragazzino, una volta fatto un settore giovanile d'eccellenza come quello della Rocca, non venga soffiato da squadre un po' più prestigiose per un discorso di categoria limitrofe, ma abbia come obiettivo andare a giocare con la maglia del Monselice, perché sappiamo che comunque il Monselice Calcio a livello di prima squadra ha un grosso appeal. Quindi è quello di dare continuità al percorso che inizia la Rocca per farlo mantenere sempre nella città di Monselice con la maglia del Monselice Calcio. Quindi è questo proprio l'obiettivo sul quale noi ci siamo trovati e abbiamo trovato questo accordo. Non so se volete aggiungere qualcosa. Ecco, buonasera, Giuseppe Zante, presidente Calcio Monselice. Dopo tanti anni vedo veramente una collaborazione fattiva. Ritornando indietro nel tempo, la collaborazione c'era già negli anni 70, quando ero presidente del Calcio La Rocca, e abbiamo formato una squadra del Calcio Monselice con quasi 3/4 di giocatori tutti da Monselice, tra il settore giovanile della Rocca e del Monselice. Quindi non posso essere altro che felice di questa collaborazione che dopo anni si è fatta. Ringraziando il presidente Finesso e gli altri dirigenti di tutta la Rocca, ringraziando anche i miei collaboratori, siamo arrivati veramente a una bella collaborazione, sperando che tutto proceda bene negli anni, che non succeda mai niente, e faccio veramente un augurio per domenica che vinca lo Sport Monselicense nel derby che i tifosi si aspettano di vedere. Bene.
speriamo una grande partita e che vinca il migliore, dopo non si sa quale sia, va bene. Grazie. Mario, vuoi dire qualcosa che tu, come il nostro presidente? Giusto, sì. Mario Boietto, ex giocatore del Monselice, allenatore. In più, qua tutti sanno anche che mi sono divertito a fare anche un libro sulla storia del Monselice, quindi io sono impregnato di calcio qui a Monselice e questa sera proprio devo esprimere la mia soddisfazione nel sentire parlare in questa maniera e aver raggiunto questo obiettivo. Mi unisco a Giuseppe Ruzzante, il presidente, perché negli anni 70, quando allenavo il settore giovanile del Monselice, anch'io avevo intrapreso dei rapporti con Albino Sadocco e ci siamo scambiati dei giocatori. Noi avevamo la Beretti, però insomma abbiamo iniziato anche noi lì. Purtroppo non siamo riusciti a concludere, ma finalmente adesso siamo arrivati a questa bella cosa che per me è sfondare una porta aperta, perché io non vedevo l'ora che succedesse questo fatto, perché sono del parere che l'unione 99 su 100 fa sempre la forza. Quindi ecco, esprimo un ringraziamento a tutti coloro che si sono resi disponibili per raggiungere questo obiettivo e sono, ripeto ancora, felicissimo. Per domenica in bocca al lupo e crepi per noi. Io direi che poi nel caso quando c'è un'unione tra due società in campo economico, di solito c'è l'unione perché non è il risultato, non è la semplice sommatoria dei due risultati positivi, ma è più alto, c'è una plusvalenza. Io credo che qui ci sarà una grossa plusvalenza, cioè non sarà solo il risultato che crescerà la Rocca e crescerà Monselice Calcio, ma insieme cresceranno tutte e due di più di quelli che sarebbero cresciuti da solo. Io sono convinto che ci sarà questa plusvalenza che farà crescere veramente le due società, tutte e due, in senso proprio positivo. E confermo ancora di star dietro ai nostri assessori, sì, non i nostri assessori che stanno dietro a voi. Basta che non mi prendano per i capelli. No, va bene. Sì, Davide Pennello, formatore dell'equipe degli allenatori della Rocca Calcio. Questo progetto è ambizioso, nel senso che senza base non ci possono essere altezze, quindi l'obiettivo nostro, quello della Rocca, del settore giovanile e della scuola calcio, è quello proprio di educare i singoli ragazzi che abbiamo. Quindi ecco, vogliamo che siano bravi a giocare a calcio tanto quanto siano dei buoni cittadini. Quindi la base è questa. È compito nostro, di noi adulti, creare quel clima familiare, sportivo, tale che permetta una crescita integrale del ragazzo. Che poi i nostri ragazzi, quando vanno allo stadio, sono contenti di appartenere a una città. Una città che ha due colori, ma questi due colori possono diventare anche un unico colore, quindi l'obiettivo è un po' quello di aiutare i ragazzi ad amare questo sport. E colgo l'occasione anche, lei, se un sindaco aveva detto che i nostri assessori ci stavano a fianco, rompere le scatole, eccetera. Io colgo l'occasione per ringraziare Andrea, ringraziare per la sua attività, ma anche l'assessore Bedin, Andrea Tasinato e Giorgia Bedin, perché grazie a loro si è iniziato anche un percorso di formazione e il risultato è questa semplice guida che abbiamo distribuito in tutte le scuole medie a tutti i nostri ragazzi delle scuole medie, che vuole essere proprio una guida che ci aiuta così a capire che lo sport ci aiuta a crescere e ci si può divertire e si può crescere. Poi
Lo sport è anche competizione, è anche categoria. Ecco, noi come scuola calcio e settore giovanile abbiamo questa ambizione in 3 anni portare tutte le nostre squadre nella categoria elite. Ci stiamo arrivando un po' alla volta, ci stiamo attrezzando nella scelta di allenatori competenti che abbiano tutte le loro certificazioni, i cartellini, eccetera. E quindi offriamo a chi si iscriverà da noi, ai ragazzi che vogliono imparare a giocare a calcio, il massimo perché possano divertirsi e anche perché poi al calcio ti innamori e quindi che sia veramente lo sport che poi uno lo porta nel cuore sempre, insomma. Ecco, quindi io non sono di Monselice, per cui tutte queste tensioni storiche non le ho vissute. Però ecco, penso che sia compito nostro adesso collaborare, cioè, nell'ottica di stare insieme, come diceva anche il nostro presidente Claudio Finesso, è solamente essere uniti che si può vincere veramente. Grazie. Altri interventi? Allora, mi è venuto in testa quando ha detto che educare. C'è una frase di Aristotele che dice che i politici devono educare i cittadini alla virtù, un grosso impegno, devono educare i cittadini alla virtù, poi c'è tutta una filosofia dietro e via discorrendo, dovrebbero essere da esempio anche. Ecco, voi dovete educare i giovani allo sport, avete un compito mica piccolo. Perché lo sport significa valori sani, forti, salute, benessere, valori sulla società, competitività sana e significa educare i futuri cittadini anche. Quindi avete un bel compito davanti. Adesso che abbiamo fatto anche un po' di filosofia, io credo che possiamo chiudere la serata però. No, prego. Eccolo, io volevo cogliere l'occasione di dire che forse il destino non sa il fatto. Ci ha portato in un campionato come questo, in cui ognuno ha raccolto delle grandi soddisfazioni, a giocare proprio l'ultima giornata di campionato, il derby. E io mi auguro, ma penso che lo sarà, una grande festa per tutti noi. Noi ci arriviamo quest'anno miracolosamente, ma comunque dai, con merito, già salvi, per cui giocheremo con spirito libero e sicuramente per amore di passione per lo sport, per il calcio, i ragazzi daranno sicuramente tutto per non perdere. Mi auguro che sia una grande partita, però volevo, ecco, visto cogliere l'occasione, volevo, visto che sono qua, congratularmi col Monselice Calcio per la grande annata che hanno fatto, perché il campionato che noi abbiamo vissuto, insomma, abbiamo visto un campionato molto difficile, con squadre molto attrezzate e al primo anno di prima categoria arrivare, io mi auguro secondi per loro, perché comunque se Solesino domenica non vince e loro dovessero vincere potranno arrivare secondi, o comunque in ogni caso fra le prime tre in un campionato agonisticamente impegnativo come quello di quest'anno, è veramente un motivo di grande applauso. Sì, volevo complimentarmi con loro pubblicamente per questo e mi auguro che sia una grande festa di sport domenica. Ho già invitato gli assessori, invito anche il sindaco ad essere presente, se possibile facciamo una presentazione, insomma, ecco, facciamo qualcosa, sicuramente ci inventeremo qualcosa prima della partita e vorremmo anche fra il primo e il secondo tempo fare passerella con le nostre due juniores per ringraziare per il grande campionato che hanno fatto entrambe. Ok? Sì, domenica l'ingresso sarà con biglietto unico di 5 euro, quindi ridotto, e quindi insomma, ecco, anche questo, invitiamo tutta la popolazione ad essere presente perché sia una grande festa di sport. Mi sembra che le previsioni del tempo diano bello, quindi dovrebbe essere proprio una festa completa. Grazie ancora.